Il ragazzo che andava a scuola con me ce l'aveva 30, a 33 anni, è uscito fuori per prendere la linea di telefono e l'hanno ammazzato dentro la macchina, l'hanno sparato. Questi sono gli occhi della paura di chi è scappato dalle bombe e dalla morte, di chi per fortuna ha fatto in tempo senza rimanere intrappolato nell'inferno dell'Ucraina, sotto le bombe russe, fra le file interminabili di carri armati. Le facce sono quelle stravolte dalla stanchezza e dalla paura di chi è stato strappato ai suoi affetti, dalla sua terra, lì dove sono nati, dove sono cresciuti e dove vogliono restare. Noi abbiamo incontrato Alina e poi la sua amica Marina e Natasha, una storia come tante ma che strappano il cuore. Entrambe sfuggite dalla guerra e accolte come figlie, al sicuro e dal calore della famiglia di Teresa e Luigi Di Buccio, e Dario e Anna Zitto, dopo un interminabile viaggio della speranza. Siamo a Piedimonte Matese. Signora Lina, lei quando si è resa conto che stava per esplodere completamente la guerra? Anche se negli anni scorsi ci sono stati dei segnali, no? Li abbiamo saputo 24 febbraio, alle 4:30 di mattina. Si è iniziato da già le botte. Quindi lei che cosa ha pensato? Abbiamo pensato che dobbiamo prendere i documenti, i vestiti e scappare qua sottoterra. Poi cosa è successo? Poi siamo andati, siamo messi in macchina e abbiamo scappati. Siamo arrivati vicino a Liopoli e poi siamo venuti in Italia. Come siete venuti in Italia? Con la macchina. Quasi 2 giorni, 2000 chilometri abbiamo fatto, noi due, con la mia cognata. Sono stati 3 bambini. Chi ha lasciato lì in Ucraina? Mariti, sorella, genitori, amici, stanno tutti là. Adesso che cosa fanno là? Stanno tutti nascosti. I maschi aiutano alla guerra, invece tutte le altre donne, per zone anziane, stanno tutti nascosti sottoterra. Senta, torniamo un attimo indietro. Noi abbiamo detto che negli anni scorsi c'erano stati altri episodi, altri momenti di tensione. Cioè, come l'avete vissuta questa storia? Vabbè, era guerra, però diciamo da lontano chilometri da noi, perciò non l'ho preso così come abbiamo preso mo, quando sta proprio alla casa tua. Il giorno in cui lei poi è scappata con i bambini, eccetera, che cosa ha visto? Già carri armati, già esplosioni? Sì, vicino alla casa nostra passavano 100-180 carri armati al giorno, pure 3 volte, alla mattina, al giorno passavano e poi a sera. Voi non potevate uscire ovviamente? No, no, manco un modo, non si poteva uscire nessuno. Come facevate con la spesa? Ma sono tutto chiuso. Non ci sta la medicina, non ci stanno le cose da mangiare, sta tutto chiuso. Lei quanti bambini ha? Una. Sta a scuola. Ma. Si è inserita bene qui in Italia? Sì, certo. Lei vive a casa di una signora che già conosceva? Sì, io sono venuta qua quando avevo 8 anni. Da 8 anni sono veniva 2 volte all'anno come i creatori di Chernobyl. Mi ha aspettato Carlotta, Teresa Carbone, Gino Di Buccio alla sua casa, allora lo so già da tanto tempo. Adesso invece suo marito che è lì pensa di poter arrivare in Italia, no? No, non possono arrivare. I maschi da 18 fino a 60 anni non possono lasciare Ucraina. E quanti anni dura questa storia? La storia che è iniziato a Donbass era del 2014, è iniziata tutta questa guerra. Ma vedo che tra gli uomini, tra i mariti, molti potevano scappare, però hanno preferito di rimanere lì. È vero questo, sì? Sì, chi con la roba, chi che prepara da mangiare, chi porta benzina, l'aiutano tutti. Senta, che futuro vede? Noi speriamo che finisce proprio giusto un mese e torniamo a casa. Lei sta avendo qualche notizia dei suoi parenti lì? Sì, stanno sempre là, il bombardamento continua, stanno chiusi, non si possono uscire. Li ammazzano la gente, li sparano così in macchine. Lei ha perso anche i parenti già? No, meno male no. Io no, ho perso solo il ragazzo che andava a scuola con me, ce l'aveva 30, a 33 anni, è uscito fuori per prendere la linea di telefono e l'hanno ammazzato dentro la macchina, l'hanno sparato. Quali sono state le difficoltà quando ha sentito le esplosioni? Lei è venuta qua con 2 bambini da sola, il marito è accompagnato alla confiera di Moldova, poi è arrivata alla Romania e poi dalla Romania hanno preso l'aereo e sono venuti qua. Chi ha lasciato lì in Ucraina? Il marito, i genitori e i cugini. Qual è il futuro? Che cosa vede prossimamente?
Vuole che finisce più veloce questa, che torna a casa e i bambini vanno alla scuola ucraina. Lei lavora all'Ucraina Libera e vorrei vedere il sorriso a tutti i facci. Da Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it.